Un percorso storico, un viaggio ricco di fede, che ripercorre le tappe della traslazione delle spoglie di San Matteo. E questo è il cammino di San Matteo inserito nei percorsi dell'anima dall'assessorato al turismo della Regione Campania, inaugurato nel 2018, fortemente voluto dal presidente del gruppo di preghiera ai fedeli di San Matteo, Alfonso Griego. Nato per dare la possibilità a molti pellegrini di immergersi nella spiritualità del santo evangelista, patrono della città di Salerno, ma anche come proposta di scoperta e valorizzazione del territorio, il percorso è lungo circa 200 km ed ha come tappe fondamentali Velia, Casalvelino Marina, Rutino, Capaccio e Salerno, tutti i luoghi del territorio salernitano in cui le spoglie hanno sostato. L'itinerario che porta San Matteo a Salerno inizia però in Etiopia, dove l'Apostolo, secondo la tradizione, predicò il messaggio di Cristo e dove morì nel 70 d.C., secondo alcuni di vecchiaia, secondo altri ucciso durante una celebrazione. Col tempo alcuni mercanti decisero di trasportare in Europa le reliquie del santo per venderle, come era in uso in quell'epoca. Al largo della Bretagna, la nave mercantile con le spoglie sfuggì miracolosamente ad un naufragio. Così i mercanti sbarcarono a Pont-Saint-Mathieu e il corpo del santo rimase per molti anni in un monastero bretone, di cui oggi non rimane che la chiesa diroccata. Intorno alla metà del V secolo, un prefetto militare lucano, Gavino, esumò il corpo del santo e volle portarlo nella sua città natia, Velia, nel Cilento. Da qui gli spostamenti in suolo salernitano. Le spoglie furono sepolte e dimenticate per circa 4 secoli a Velia. La leggenda narra che nel X secolo San Matteo apparve in sogno ad una donna, Pelagia, e le indicò l'ubicazione del corpo. Il figlio di lei, il monaco Atanasio, ritrovò le reliquie sotto un altare marmoreo nascosto da rovi nelle antiche terme di una domus di Velia. Il monaco provò 2 volte a portare le reliquie in Oriente, ma forti mareggiate glielo impedirono. Le sacre spoglie furono deposte nella cappella di San Matteo ad Duo Flumina, che si trova oggi a Marina di Casalvelino, nel punto in cui i 2 fiumi, Alento e Palistro, si incontrano. All'interno della chiesa oggi restaurata è l'arcolosio, monumento funebre costituito da un sarcofago sormontato da una nicchia ad arco. Avuto notizia del ritrovamento, il vescovo di Paestum Giovanni decise di trasferire le reliquie nel santuario della Madonna del Granato, vicino all'attuale paese di Capaccio. Durante il difficile viaggio, i portatori sostarono nella chiesa di San Pietro a Rutino, stremati per la fatica e per la sete. Secondo una leggenda, San Matteo aiutò i portatori facendo sgorgare miracolosamente una fonte d'acqua che fu successivamente denominata di San Matteo, presente a Rutino ancora oggi. Il corpo dell'apostolo fu adagiato in un'urna marmorea. Chi entra nella chiesa ex cattedrale, oggi santuario diocesano della Madonna del Granato, può vedere una lapide del 1708 che ricorda la riposizione del santo. L'altare del santuario è oggi costituito dall'urna marmorea del santo e dal paliotto che la ricopriva. Intanto il principe longobardo Gesulfo I e l'arcivescovo salernitano Bernardo ordinarono di condurre le spoglie da Capaccio a Salerno. Così il 6 maggio del 954 San Matteo fece il suo ingresso in città. Da quel momento il suo corpo divenne il tesoro più prezioso. Infatti, in onore del santo, nel 1080 il normanno Roberto il Guiscardo e il vescovo Alfano I fecero costruire la cattedrale di Salerno, consacrata nel 1085, nella cui cripta le spoglie giacciono ancora oggi.